31 luglio 1917, Prima Guerra Mondiale, fronte occidentale. Gli alleati danno inizio alla terza battaglia di Ypres, attaccando le linee tedesche nelle Fiandre. Scopo dichiarato dell'offensiva, voluta dal generale britannico Douglas Haig, è impadronirsi del Belgio, infliggendo un colpo mortale a tutto lo schieramento tedesco sul fronte occidentale. Iniziano così 3 mesi di durissimi combattimenti, durante i quali gli eserciti si contendono poche centinaia di metri di terreno. Il 6 novembre, grazie alla cattura del villaggio di Passchendaele da parte di truppe canadesi, Haig proclama la vittoria, ma le vittime britanniche superano quelle tedesche e l'equilibrio delle forze sul fronte occidentale rimane immutato.